Oggi è il 14 settembre, un mese esatto da quando è crollato il Ponte Morandi. Il nostro primo pensiero va alle vittime, ai feriti, alle famiglie, agli sfollati. Non avremmo voluto che oggi fosse anche un giorno triste per un altro motivo, e cioè che il governo, esattamente dopo un mese, non è riuscito a partorire un decreto che dia una risposta sensata e utile alla città di Genova e alla Liguria. Dentro quel decreto non ci sono le risposte che servono alla Liguria e a Genova. Non c'è scritto chi demolirà il ponte, chi lo ricostruirà, con quali risorse. Non c'è scritto chi sarà il commissario deputato a svolgere questi incarichi. È gravissimo che il governo abbia perso così tanto tempo e credo che oggi davvero avrebbero dovuto esserci atti concreti nell'interesse del nostro territorio, ma credo dell'intero paese.